Viva Stadium di Dublino, l'Irlanda è ancora nella posizione di aspirante al grande slam e trova la Scozia che battendo l'Inghilterra si è rimessa in corsa anche per vincere il titolo. Si apre la quarta giornata del Sei Nazioni 2018, Irlanda-Scozia. Partite e tre vittorie per l'Irlanda, prima posizione in classifica con 14 punti e grande slam raggiungibile. La Scozia ha riparato con due vittorie con Francia e Inghilterra dopo aver fallito all'inizio del torneo con il Galles. In classifica fanno 8 punti, uno in meno dell'Inghilterra. In caso di vittoria oggi, conquistare il torneo sarebbe più che possibile anche per la Scozia. L'Irlanda invece, vincendo oggi, potrebbe già portarsi aritmeticamente a casa il torneo, ma per questo bisognerà comunque aspettare il risultato di Francia e Inghilterra. L'Irlanda invece ha un passo dal record di 11 vittorie consecutive in casa nel torneo, segno che gli scozzesi hanno bisogno di qualcosa di davvero speciale, forse anche di più di quanto fatto due settimane fa, cioè battere l'Inghilterra dopo 10 anni. Scozia, sai, si parla tanto del breakdown perché così bene è andato contro l'Inghilterra, ma si tratta di pareggiarlo. Una partita ovviamente viene analizzata dagli avversari, viene messa nel target, ma sarebbe vano anche un sacrificio degli scozzesi nel breakdown se questo non venisse in qualche modo anche aiutato da una parità nelle fasi statiche. Anche questo cosa difficile da ottenere, rendere il gioco non strutturato, cioè togliere struttura al gioco degli irlandesi, giocare con velocità, cambiare il target, spostare gli avanti avversari, che però ricordiamo sono disciplinati e super fit, molto molto preparati. Allora è partito il match sotto gli ordini di Wayne Barnes, arbitro inglese. Il primo pallone in ricezione per l'Irlanda, già giocato nel box con il piede da Conor Murray in rimbalzo. Quanta guai garantirti quel possesso. Aki, senza guardare, attenzione a caccia del pallone Hugh Jones, Hearst, poi lo cattura Maitland, bravissimo, reattivo Hearst. Maitland ancora e arriva il calcio di punizione, gran lavoro scozzese. La Scozia dopo una partenza irlandese a venirsene avanti, la Scozia adesso sta tornando veramente proprio sull'esempio di questi cacciatori individuali. I primi tre punti alla viva sono dei proprietari del Kilt. 3-0 per la Scozia. Questo muove le gambe di Hogg. Questo muove le gambe. Cosa è riuscito a fare Maitland? Gli ha pulito di nuovo tutto. Leitner che va a rubare il pallone a terra per ridare timing. E c'è Gilchrist. Gilchrist, Barkley. Poi ancora con Watson un po' alto, poi trova la strada per liberare il pallone a terra, quindi la carica dritto per dritto di Gordon Reid, pallone che riemerge per Laidlaw, Russell, bellissime seconda, eccolo, attenzione, uno, vola, Stockton, fino in fondo. La Scozia avrebbe dovuto andare ancora per linee dirette, non allargare, era evidente, dichiarato che quei tre lì sono per far questo, Ringrose, Hearst e Stockdale, che l'aveva già fatto contro il Galles, è lungo, è 1,90 m, ti prende i palloni che sono vicini alla luna, ti prende quelli al timing, al senso della musica, suonava i campanelli delle case, sei andato veramente a farti del male.
splendida Scozia, splendida azione, bella, ma doveva andare per le linee dritte, mortificandosi ancora un po' e rimanendo calmi all'inizio di partita. Invece qui l'ha voluta muovere lei la partita ed è stata punita ancora una volta, sempre nello stesso modo. Non è ancora finita, Aki. E la tengono alto, basta, fine, gli ha messo sotto 8 chilometri di play. Rischia 5 però, c'è ancora la possibilità. Kearney deve dare il pallone all'esterno. Ultima palla del primo tempo, ma è un'occasione importante per l'Irlanda. E qui si vedrà se l'Irlanda ha l'esperienza. Si stacca Murray. Niente. La combinazione, hanno comunque pazienza. Ryan, siamo a 5 metri dalla linea di meta. Murray cambia il fronte di attacco. Ring Rose fa il loop lui, porta fuori. Ancora per Stockdale, che va a marcare ancora. Seconda meta personale. Sì, ma sul fatto che non abbiano voluto attaccare di brutto subito e, come hai detto tu, hanno avuto la pazienza delle tre fasi, li vedi che sono una squadra di un altro pianeta. Guarda Ring Rose, qui è in meta, qui, eccolo, lui è in meta qua, Ring Rose, se corre dritto. Sì, ma se corre dritto va in meta. Ha eseguito quello che hanno fatto in allenamento, non è che è stato a pensare. Ma ha eseguito quello che insegnano anche quando la te, guarda che passaggio ha dato fuori, ha dato un passaggio fuori, stratosferico. C'è, c'entra i pali. 14-3. Finisce qui il primo tempo, andiamo al riposo. Non c'è nulla di peggio se il tuo rugby è ancora così, proprio per questo amato come quello scozzese, così legato ancora a una forma romantica di questi attacchi negli spazi aperti con tutte le varie skills, abilità e coraggio che tutto questo comporta, se lo vai a fare contro i più cinici dei commandos avversari. Se c'è una squadra cinica e che fa il suo lavoro con una grandissima forma di disciplina e con grande chiarezza di intenti, è proprio l'Irlanda, un'Irlanda che Joe Smith ha forgiato togliendo anche, portando anche parte di quel cinismo dalla sua terra natale Nuova Zelanda, se non le abilità dei giocatori maori o delle isole. Però questa è una squadra che è veramente di soldati che stanno spalla a spalla e che ha messo la partita nel proprio trend. Però veramente tanto cappello a questa macchina da guerra e guardiamo se riuscirà a fare quello che si è prefissa, cioè il compito di soffocare la Scozia e obbligarla ad arrendersi. Prima o dopo vai a prendertela, ma l'abilità è non quella del breakdown in sé, ma è la protezione del breakdown. E la differenza la fa l'esecuzione, e questa è una bella ball che avanza. Wilson, scusami, Denton si appoggia a rovescio e riesce a puntellare la Scozia. E attenzione, Murray attacca, fine in fondo, Murray la meta, numero 3 per l'Irlanda. E come vedi, dopo i primi 5 minuti, se vogliamo aspettiamo anche i prossimi 5, ma ci sono delle cose che sono troppo evidenti. Se la
via mezza persa qui a contatto il pallone. Stiamo a vedere, Wilson lo prende, lo porta giù, Horn non riesce a agganciarsi e qui quasi. Un passaggio in linea gli scozzesi. Vedrai. Bene la mischia della Scozia. Bene la mischia della Scozia. Eccolo. Hogg. Eccola. Tira in fondo. Va a marcare Keegorn. Vediamo se passa dal TMO. E ci voleva la soddisfazione per alla prima presenza con la nazionale scozzese di Keegorn, ma anche per la splendida azione di prima vanificata da una brutta esecuzione di Hogg. E la mischia ordinata qui acquisisce nuovamente il valore che aveva una volta, una splendida piattaforma per attaccare. Se gli avversari sono tenuti in difesa ai 5 metri e l'arbitro sta attento a tutte queste situazioni, puoi veramente andare a giocare. Scozia che ha giocato splendidamente. No, niente da fare. Peccato, 21-8 servivano anche quei punti, però Scozia che ha risposto. Sì, non cambia molto per l'Irlanda, è un passo falso, però avversari che sono molto lontani per quello che è la vittoria della partita. Guarda come rotolano via i giocatori che vanno a terra. Ryan per McGrath. Ma McGrath non vince la collisione. Ha preso un pallone un po' da ma fermo. La Scozia difende bene la trincea. Questo invece è Porter. Aki a prendere il pallone è sulla linea. Too many times you're rolling into Nine's channel. Too many times. Beh, 1, 2, 3. No, finalmente. East or west, not into Nine. Ha detto troppe volte rotoli qua, perché ti ho detto guarda come rotolano via. Sì. Stender, cassaforte e attenzione, Scozia che spinge verso l'esterno e ci riesce a vanno è Cronin che va a marcare la meta numero 4 e punto di bonus per l'Irlanda, e adesso il torneo è tanto vicino per l'Irlanda, perché all'Inghilterra serve una vittoria con punto di bonus in Francia per poter poi eventualmente pareggiare il conto vincendo col bonus contro l'Irlanda. Dura! Quel tanto. Colpo di reni di Cronin, splendido, sembrava un coccodrillo. Batti. Eccolo, e adesso è finita. Lost forward in attacco. Finisce qua. Finisce con il successo dell'Irlanda sulla Scozia, 28-8, e anche il torneo è tanto vicino per l'Irlanda. Inghilterra che dovrà vincere col punto di bonus a Parigi per mantenere vive le possibilità di conquistare il torneo.